Bentornati di nuovo alla diretta di Ecomondo. Siamo con Gianluigi De Gennaro, che è docente di chimica dell'ambiente all'Università di Bari. Con lui iniziamo subito con una domanda classica di pragmatica, insomma, ma facciamo sempre: la chimica sta diventando, in che modo sta diventando sempre più verde e sostenibile? Ma ormai la chimica è tutta verde, non è più possibile avere della chimica che non si attenta al pianeta, e questo dobbiamo dire per fortuna da diversi anni, in Europa principalmente, anche con riferimento al regolamento REACH che ha imposto attenzioni verso gli impatti delle sostanze chimiche sulla salute e sull'ambiente. Quindi per fortuna non abbiamo più chimica che non sia verde. L'attenzione della chimica verso la sostituzione di sostanze, di molecole che possono essere potenzialmente tossiche per la salute e per l'ambiente è la sfida, questa è certamente la sfida. Come fare? Quali sono gli strumenti che possono essere messi in campo? Ma innanzitutto la ricerca, purtroppo le nostre imprese, le imprese italiane fanno poca ricerca. Negli altri paesi questo è molto meglio incentivato e applicato e quindi tante imprese degli altri paesi riescono ad essere più competitive perché hanno soluzioni. Soluzioni che qualche volta sviluppiamo anche qui in Italia, nelle nostre università, e che però la connessione, che è sempre molto problematica tra università e impresa, poi non consente a questi sviluppi di essere valorizzati già in Italia e quindi spesso vengono valorizzati all'estero perché c'è più attenzione verso questa attività di C'è, ricerca. diciamo, un rapporto di maggiore attrattività tra ricerca e azienda, questo all'estero. Sì, assolutamente sì, c'è più connessione, qualche volta c'è proprio una contiguità tra l'attività dell'impresa e la ricerca, che non solo nei laboratori, ma già diventa automaticamente ricerca industriale. Per noi questo è più complesso. Passi serve fare a noi, diciamo, per riuscire a raggiungere certi obiettivi? Qualche cosa si sta facendo perché tutti gli incentivi alla ricerca e allo sviluppo di carattere statale e comunitario ormai sono indirizzati verso la ricerca che si fa in simbiosi tra enti pubblici di ricerca e aziende. Però è un problema culturale, c'è ancora molta distanza tra questi due mondi, da una parte quello dell'impresa c'è un certo scetticismo nei confronti dell'Accademia, dall'altra parte c'è l'interesse qualche volta alle carriere personali, agli obiettivi personali, piuttosto che ad essere propulsori dell'attività industriale all'interno del paese. Però molto sta cambiando, anche le nuove generazioni da questo punto di vista possono dare un ottimo contributo, quindi un ricambio generazionale importante determinerà un cambiamento efficace su questo fronte. Lei, dal suo punto di vista universitario, diciamo, che situazione vede, che quadro può delineare da questo punto di vista, anche con l'avvicinamento dei giovani studenti, diciamo, ad un concetto di chimica che sia nuovo rispetto a quello del passato? Sì, l'evoluzione è sotto gli occhi, qualche volta anche se mi guardo dietro non riconosco la strada che abbiamo fatto, per cui siamo nel bel mezzo del cambiamento, del guado. Ecco, come diceva lei, trascinati dalle nuove generazioni, forse che hanno una diversa cultura, una diversa sensibilità, non solo sul modo di fare la chimica, ma sul modo di fare le cose, credo che ci possa essere un mondo migliore. Spesso si è scettici nei confronti delle nuove generazioni, sulla loro fragilità, superficialità, invece io credo che non abbiano semplicemente gli spazi per poter esprimere una novità che per noi è difficile da comprendere. Lei parlava di ricerca prima e parlava di insufficiente anche ricerca qua in Italia, perlomeno in confronto in relazione agli altri Sì. paesi europei o internazionali. Da Purtroppo. che cosa dipende? Dagli scarsi investimenti che ci sono da parte delle istituzioni? Da questo potrebbe essere una causa, un motivo? Sì, diciamo che è un trend che ci portiamo dietro da numerosi anni, quindi sta diventando quasi un problema culturale, cioè non abbiamo l'attenzione, se vuole anche la riconoscibilità da parte della comunità, che quello che si fa all'interno dell'università può essere importante per la comunità. Quindi quando questo si verificherà, io credo che anche le istituzioni saranno più attente sui finanziamenti e l'università ha la responsabilità, gli enti pubblici di ricerca, di far vedere questo valore, di valorizzarlo, di metterlo in evidenza, di promuoverlo, di far capire quello che facciamo. Perché
quando questa comunicazione sarà più efficace, le comunità percepiranno il valore di quello che si fa, di lì la politica, il sistema seguirà con meno scetticismo l'attività che si fa all'interno dell'università. Sono le università in questo caso quindi che devono trascinare, dare un po' l'esempio da questo punto di vista. Devono cambiare immagine, certamente. Molte lo stanno facendo, altre con più difficoltà, perché poi alla fine i docenti universitari, i ricercatori universitari, degli enti pubblici di ricerca sono autoconsistenti, cioè non lo fanno necessariamente per rispondere a una domanda, lo fanno per rispondere spesso a una curiosità. Invece quando questa curiosità diventerà una domanda, allora ci sarà valore, maggior valore dietro a questo. Questo non significa che la ricerca di base non debba essere opportunamente finanziata e promossa, ma non possiamo fare esclusivamente ricerca di base. E all'Università di Bari state portando avanti qualche progetto particolare? Numerosi progetti nel campo ambientale, ma soprattutto stiamo raccogliendo la sfida del One Health, e cioè di una salute che vale non solo per le comunità di persone, per la popolazione, ma vale anche per il pianeta. Non esiste una salute del pianeta, una salute per gli uomini che lo abitano, esiste un'unica salute. Da questo punto di vista il binomio salute-ambiente sta riscuotendo particolare interesse. C'è un'iniziativa che è molto più multidisciplinare rispetto a quelle precedenti, e questo attiva un proficuo confronto tra le competenze. Stiamo portando risultati interessanti. Quindi il fatto di seguire contemporaneamente la salute dell'uomo e la salute del pianeta propone attenzione sui prodotti, sui processi, che prima era assolutamente assente, perché risolvevi i problemi degli uomini per la salute o per i benefici che questo poteva determinare, ma c'era poco interesse per le ricadute sul resto delle comunità, che non sono soltanto quelle umane, ma sono quelle dei viventi più in generale. Adesso questa cultura si sta affermando, e quindi stiamo mettendo giù molti progetti nell'ambito delle bioscienze, delle biotecnologie, nell'ambito del monitoraggio dell'ambiente. Ci fa qualche esempio? Sì, nell'ambito di monitoraggio dell'ambiente io mi occupo di qualità dell'aria. Ormai stiamo sviluppando sistemi di sensori che sono in grado di far conoscere la qualità dell'aria con la definizione di un secondo, e con costi ragionevoli, quindi accessibili a tutti, così che ciascuno possa rendersi conto anche dell'impatto che lui stesso determina, o all'interno degli ambienti confinati, che spesso sono. Oggi c'è un bellissimo evento sull'inquinamento indoor, siamo spesso attenti all'inquinamento outdoor, quello prodotto delle aziende, delle altre attività antropiche, ma poco all'inquinamento indoor, eppure ci esponiamo la maggior parte del nostro tempo, mediamente il 90%, ad ambienti confinati, ad ambienti indoor. Oggi abbiamo la possibilità di monitorarli in maniera molto facile, semplice, economica e anche diciamo, responsabile. Perché ciascuno può fare qualcosa e la deve fare. Potesse esprimere un auspicio, diciamo, dal punto di vista del docente universitario, che cosa esprimerebbe? Lo spazio, o meglio il vuoto da parte di una generazione da determinare in favore delle nuove generazioni, mi sembra l'auspicio principale. Guardare con attenzione quello che fanno, quello che dicono, non cercando di capire, perché spesso è difficile, ma affidando il mondo nelle loro mani, prima possibile. Ringraziamo allora Gianluigi De Gennaro, che è stato con noi, ricordiamo docente di chimica industriale all'Università di Bari. Adesso un breve stop e poi altri ospiti per la nostra diretta.